88 anni, con una grande energia. Fanese, di Rosciano esattamente, Sergio Diotallevi è il proprietario di un giardino di piccole dimensioni, coloratissimo e fantasioso, realizzato con ciottoli di varie dimensioni, sabbione, terriccio, coloranti, piante varie e rocce. Unico aiuto, uno sgabellino per dare un po' di sollievo alla sua schiena. Oggi siamo a Rosciano di Fano ed esattamente a casa del signor Diotallevi Sergio, in uno splendido giardino denominato Fantastico 88. Innanzitutto, perché ha scelto questo nome? Dunque, fantastico perché è molto colorato e poi c'è soprattutto un albero, una sofora, che praticamente è fantastica in se stessa perché è veramente un'opera d'arte. 88 perché ho 88 anni. Com'è nata l'idea di realizzare questo giardino e quando è nata questa idea? È nato circa 2 mesi fa, in primavera. Quando ho ripreso questa sofora dall'alto, invernale, ancora senza foglie, e allora dico, sarà meglio, voglio fare anche un giardino per renderlo più bello. Nel suo giardino, oltre la sofora, ci sono tante piante grasse. Piante grasse, sono dei cactus, sono così perché non ha bisogno di molte cure, e poi quando fioriscono fanno un fiore meraviglioso, veramente bello. Mi piace tanto, e così ecco, le ho isolate, no? Ho fatto con tanti diciamo così, con questi sassi. Quanti ne ho usati? Ne ho usati 2 quintali, pari a circa 7.000. Adesso non è che li ho contati uno per uno, però con un bilancino e con l'aritmetica sono riuscito a vedere quanti erano, che sono 10 sacchi da 20 kg l'uno, praticamente sono 2 quintali. E ho pesato in bilancino 7 di questi qui, uno diverso dall'altro, uno piccolo, uno grande, uno medi. Li ho messi uno ad uno come tante tesserine di un mosaico. Ed è un lavoro che hai fatto tutto da solo? Tutto da solo con l'aiuto di un sgabellino perché mi dà un po' di risollievo. Non manca l'angolo delle piante aromatiche? No, queste infatti quelle le ho piantate tutte, mentre le altre piante praticamente erano già esistenti. Le piante, ho fatto questo angolo con le piante aromatiche, sì, è molto carino secondo me, a parte che è anche utile perché sono aromatiche, ho bisogno in cucina, me le prendo.